Quindi nella Quindi natura potrebbe essere stare seduti in un bosco e sentire però solo il ruscello, cioè portare l'attenzione assolutamente. solo al ruscello. Certo, il Provo rumore degli domani questa cosa. animali, Dopodomani. anche il cinguettio degli uccellini, cioè qualsiasi il rumore, il suono del vento è anche importante. Pensi che nelle culture nativo-americane, quindi gli indiani d'America, che io seguo molto, sono molto, seguo proprio quella spiritualità, quando vogliono sentire le parole dei loro avi, quando vogliono avere un'indicazione, si pongono sempre seduti tra due alberi dove il fruscio delle foglie, sperando che ci sia anche il vento, meglio ancora, nell'ascolto del fruscio delle foglie, odono le parole del mondo dello spirito. Ma questo è proprio classico. Il rumore subisce una modifica, viene, mi perdono il termine, manipolato energeticamente dal mondo dello spirito.